primo giorno di scuola anche per l'onorevole Matteo Mauri. Non è nuovo al Parlamento, ha ricoperto già importanti cariche, viceministro degli interni, onorevole, però la prima giornata è sempre particolare, che sensazioni prova? Sì, di qualcosa che comincia, che speriamo non cominci sotto i cattivi auspici che in qualche modo vediamo, per cui sicuramente si rincontrano tante persone con cui si è fatta attività politica in Parlamento, nel partito, fuori dalla società, per cui è sempre un momento di ripartenza, cerchiamo di indirizzarlo nel modo migliore possibile. Il centrodestra non sembra partito con il piede giusto, c'è ancora un dibattito forte all'interno sulle cariche, per esempio istituzionali, ma anche sul governo. Lei che cosa pensa? Che fare le promesse in campagna elettorale è sempre molto facile, soprattutto per chi è abituato a farle. Poi quando ci si mette a governare le istituzioni, provare a costruire un governo del paese, è tutto sempre molto più complicato, per cui diciamo che c'è la distanza che c'è tra il dire, che molti sono professionisti, e il fare, che invece, come dire, è una cosa molto più complicata e che solo pochi riescono a portare a casa veramente con risultati. Anche per il PD si apre una fase complicata, una fase che qualcuno definisce costituente. Lei che ricetta ha, che proposta farebbe per rilanciare il Partito Democratico? Le ricette non ci sono, non sono precostituite, altrimenti ci sarebbe già qualcuno più bravo e più intelligente di me che le avrebbe trovate. Bisogna costruirle insieme, cercando il più possibile di allargare, di riprendere il filo di un ragionamento tutto politico che in questi anni in realtà non siamo riusciti a sviluppare come avremmo voluto e potuto, perché sicuramente gli impegni di governo, spesso dei governi a cui siamo stati obbligati, viste le condizioni del Paese, non ci hanno permesso di farle. Adesso però è il momento, anche e soprattutto dall'opposizione, per provare a ricostruire questo racconto e questa idea d'Italia, per spiegarla bene agli italiani e agli italiani. Non è la prima volta che siamo l'opposizione. Io ho fatto opposizione nella mia vita e sono stato al governo più volte in provincia Milano e qua in Parlamento, per cui non ci spaventa assolutamente.